Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Finalmente siamo tornati dopo un po' di assenza dettata dai problemi legati al computer di cui ho parlato in qualche live. E quindi potreste già sapere. Torniamo qua dove ci eravamo lasciati, non ricordo più molto, ma dobbiamo accamparci. Stavamo cercando i cairn della zona costiera. Vediamo un po', caccia 79%, guarda 82. Una cosa va male, che cosa mangiano qua? Tutti carne, tutti razioni? No, ok, stavano consumando più carne perché c'era qualcuno con doppia razione che non era particolarmente entusiasta, ecco. Questo doppia razione, per esempio, c'è uno con una razione singola? No, allora mettiamo questo con... No, allora questo mettiamo con una razione, questo due di carne, così non sprechiamo neanche carne. E razioni. Vada. Allora, 12 unità di carne, ottimo. Ho ottenuto morale, Juan Ortega, ottimo. Juan Ortega che punto è quindi? 5. Non è altissimo, ma è comunque meglio di niente. Allora, andiamo un attimo là. 216. Ok, allora la mappa. Cairn, qua sulla costa non ne abbiamo più visti, ma neanche uno. Là c'è una casa, Santiago de los Caballeros, probabilmente saranno in questa zona a sto punto. Qua forse è un cairn, che può darsi. Quanti ce ne mancavano però? Allora, 4. Uno può essere questo e 3 possono essere in questa zona. Può darsi. Allora andiamo verso la casa. Che comodità aver trovato comunque questo pulsante. Cioè che con spazio puoi far seguire le indicazioni che hai dato dalla mappa. Allora, consumano di nuovo 5 razioni, ci sta. Caccia 74, speriamo che tornino con un buon numero. Cribbio, solo 7 unità di carne. E nessuno ha guadagnato morale, tra l'altro. Mi sa che consumeremo davvero tantissima carne con questo discorso. Adesso abbiamo un pochettino più di cacciagione, però allora lui lo mettiamo su una razione e lui lo mettiamo su 2 unità di carne, ci sta? Ok. Ah, 12 unità di carne, buono così. Là c'è un cinghialino, ottimo. Allora, carne. Pappapero. Allora, tu... No, aspetta, in doppia razione mettiamo 2 unità di carne invece. 2 unità di carne e un monorazione mettiamo 1 unità di carne. Ok. Oh, qua Ortega di nuovo del... Quanto è Ortega? A 6, ottimo. Quindi c'è quasi, ancora uno e... No, forse 6 potremmo anche fermarci. Che cosa ho fatto con gli altri da 6? Li ho... No, anche quelli di 6 sto facendo. Vabbè, ma pian pianino. Allora andiamo a cercare di prendere questo che... Della carne in più. Ottimo, 16 di carne. Ci fa davvero comodo. Andiamo a prendere anche questa cassa. Più 4. C'era del commercio qua in giro, se non ricordo male, vero? E potrebbe farmi comodo. Là davano delle trappole. E qua, ecco, qua dovrebbe esserci del commercio. No, qua, ok. Commercia. Allora, potrei comprare... Hanno poche provviste, in realtà. Quante mi costano? 217 tesori. Per 10 provviste. 10, uno di attrezzatura 100. Ok,
l'attrezzatura costa davvero tantissimo. Le medicine ne abbiamo un sacco, ma non posso venderne. No, mi sa che niente. Io prendo magari quelle erbe là che effettivamente possono farci comodo. E poi andremo a esplorare l'altra zona costiera. Arrivo alla cassa, ottimo. Più due di corda. C'è qualcosa qua sopra che ci siamo persi? No, ci sono delle erbe là, vabbè, andiamo a esplorare a prendere quelle erbe magari. Ecco, là c'è un cairn della costa, ottimo ragionamento. Allora, speriamo che mi conti spiaggia e non giungla e invece mi sa che mi prende... No, costa, ottimo. Però non ho il menu contestuale, no. Allora, abbiamo però parecchia di carne, quindi direi che switchiamo tutti a carne. Allora, carne. Due di carne, due di carne. E ne rimane ancora tantissima, quindi direi che il nostro pintado farà che conservare al posto che cacciare. Ce ne restano ancora due, allora facciamo anche lui. Speriamo che ci tornino con un po' di carne. Ottimo! Sono tornati con 16 unità di carne e Trevino ha ottenuto del morale. Ed è entusiasta, ottimo, pian piano stanno salendo di livello, stanno salendo di morale. Ok, adesso non abbiamo più nessuno con 4 e nessuno con 5. No, c'è ancora Velasquez che è davvero con 4. E non è per niente bueno. Prendiamo quelle erbe anche se in realtà non servono tantissimo, ma... c'è tanta roba qua in giro. Allora, andiamo a prendere questa cassa. 4 di legname, ok, di là c'era un'altra cassa, andiamo in là. Adesso ci considera giungla e sarà un pochettino più arduo. Nella mappa abbiamo visto, ok, quel cairn, ci sta, un altro, ce ne manca anche un altro di due da vedere. Allora, conserva non è più necessario, tu vai a cacciare, tu vai a cacciare. Il discorso però delle razioni è che ci sono due che stanno facendo razioni e hanno bisogno di questo. Perché no? Ah, perché ce n'è solo una di carne. Allora, tu vai a razione e tu vai a due di carne. Ottimo. Sulla strada per l'accampamento di ritorno con il bottino della caccia serale, Antonio Velasquez scorge un bagliore nel mezzo di una formazione rocciosa. Guidando la sua squadra in cima alle rocce, Antonio trova un primitivo altare sacrificale, ricoperto di ossa di animali. Rovistando tra i resti dei sacrifici, i cacciatori scoprono una manciata di gioielli e perle di valore. Più 200. Antonio mette il tesoro nella propria sacca e conduce la squadra di caccia all'accampamento. Molto bueno. Allora, andiamo a prendere questa cassa, poi mi sa che ci conviene tornare in là a prendere il cairn. Tra l'altro qua c'è una strada. Ah, è quella che va al villaggetto. No, esploriamo ancora sta zona qua più nell'entroterra, che magari c'è qualcosa di interessante che ci siamo persi. Tipo un tesoro là. Yep. Allora, campiamoci di nuovo. Dobbiamo andare un po' più sulle reazioni perché non abbiamo trovato così tanta carne come in passato, ma vabbè. No! Cribbio, abbiamo perso 14 unità di corda. Allora, torno con il pecore più grosso e succulento. Abbiamo trovato un bestione e di nuovo la stessa scelta. Mi sa che potrei darlo a Velasquez che è un po' basso di morale. No, come tutti hanno perso morale tranne Velasquez? No! No, è stata la cosa peggiore del mondo. Tutti hanno perso morale. Non posso ricaricare, scusate. Autosave è prima dell'accampamento. No, è dopo l'accampamento. Però c'è un autosave precedente. No, no, è la scelta peggiore del mondo. Eh sì, siamo dopo. Sì.
Autosave 1, dai. E adesso non ci capiterà neanche l'evento, probabilmente. Speravo che lo prendesse solo lui il morale, piuttosto che ne so, un buff per tutti. E invece... Ah, andiamo nell'entroterra a vedere un po'. Andiamo là. Adesso non succederà l'evento. Quanto ci scommettete? Allora, ok. Ah no, succede l'evento. Abbiamo perso anche le stesse cose. Quindi mi sa che è determinato in precedenza. Festeggiamo, cos'è che succede? Oh, tutti hanno vinto morale. Oh, ok. Ottimo, anche Velasquez, per fortuna. Tra l'altro ha preso tanto morale quanto ne avrebbe preso in altri casi. Ed è rimasto solo lui, tra l'altro, che non è entusiasta. Tutti gli altri sono al massimo. Oh, ottimo! Questo ci ha davvero risollevato la situazione. Oddio! Un gruppo di spagnoli vi ha seguito per un po' attraverso la giungla. Li hai fatti tenere d'occhio con attenzione, essendo incerto circa le loro intenzioni. Infine vi raggiungono, armi in pugno, manifestando chiaramente le loro intenzioni. Non potendo fare altro che difenderti, ordina alle tue truppe di estrarre le proprie armi e prepararsi alla battaglia. Oh, vediamo un po' che cosa... Oh, prendiamo i soldati soliti. Ma lui ha solo 3 di attrezzatura. Mi sa che non ne abbiamo altre per quello. Attrezzatura, abbiamo dell'attrezzatura che avanza? No. Battaglia allora. Vediamo un po' come gira. Forse potevo effettivamente investire un po' più in attrezzatura. Dove sono loro? Sono in 7. Cosa abbiamo? Un soldato. Una recluta esploratore. Una recluta soldato. Ah, questo è? Uomo d'arme. Una recluta cacciatore. Un uomo d'arme dottore. Una recluta cacciatore. Un uomo d'arme dotto. Ok, quindi lui dobbiamo assolutamente cercare di tirarlo giù in fretta. Allora. Ok, chi è? Iruenes, sì. Va a mettere Iruenes davanti. Echeverria, idem qua. I due cacciatori vorrei cercare di metterli qua di lato se possono sparare di... Non lo so se riescono a sparare di lato. Rischio di bruciarmi tutto se li metto qua e poi non possono sparare perché sono coperti dall'albero. Metto qua, va. A coprire il fianco, mentre questi vanno qua in... alle spalle loro. Quello non ci arriva neanche. Enrique, allora. Bien. Questa zona della giungla è un po' pericolosa perché davvero è piena di insidie. Spero che non abbiano delle trappole, tra l'altro. Allora, questo è il cacciatore, questo è l'altro cacciatore. Il dottore Lama mi sa che non riesco a... Invece sì, posso pigliarlo. Ma cribbio mancato. Allora, togliti, spostati un attimo indietro. Tu vai... No, tu vai qua. Becca sto dottore, porca miseria. Oh! Alleluia, Ora non so se aprirmi o tenermi così chiuso. Perché il problema è che se mi circondano poi potrei avere un...
Essendo che sono numericamente superiori, potrei rischiare un po'. Però mi sa che mi apro un po' più a ventaglio così per avere più. No, non volevo far. Vabbè. Per avere un po' più di attacchi di opportunità. E passiamo il turno, vediamo cosa combinano. Il dottore prova a sparare, ma. Ok. Questo è il problema, è che è più esposto di tutti. Visto che stanno arrivando là di lato, effettivamente. E non mi attacca. Aia! Iruenes. Adesso spara anche l'altro su Iruenes, vuoi vedere? Ah no, spara su di lui. Cribbio! Echeverria l'ho quasi perso. L'ho perso. Sono parecchio fregato. Precisione. Ah, una coperta. Ma da cosa è coperto? Ah, da Isabella. È Isabella che mi copre la vista. Porca pupazza. Allora, tu fai così. Ok. E tu fai così. Rischiamo di perderci Echeverria, in realtà. Ah, no, aspetta, facciamo che li muoviamo così. Così dovremmo avere degli attacchi di opportunità su questo. Non so se tentare la sorte e provare a stordire l'altro. Se no aumento la difesa. Facciamo che aumenta la difesa. Ok, adesso con questo cerchiamo di tirare giù. Creepy c'è sempre i Ruenes di mezzo. E niente, avanziamo. Tira giù quel dottore. Oh, Cribbio! Quanta poca vita le è rimasta. Tirala giù! Oh! Vado indietro di uno e vado indietro di due. Aia 13, non sopravvive. No, non sopravvive. Ci ho provato, porca miseria. Cribbio, Iruenes, tutti vanno addosso Iruenes. Perché effettivamente erano i due laterali, erano molto più esposti al loro attacco. Ottimo l'attacco di opportunità. Ma Cribbio, che giro si sta facendo? È stupido o cosa? Allora, quelli sono full vita, quindi direi che cerchiamo di tirare giù questo. Ah no, l'attacco di opportunità di lui, non ci ho pensato. Vaffanbrodo. Iruenes, devi andartene. Ma di brutto proprio. Tirate giù i cacciatori, se possibile. Ma vaffanbro. Allora, facciamo. Proviamo a usare il doppio tiro. Ma Cribbio, mancato. E l'altro? Preso, vabbè. Uno su due, come non averlo usato alla fine. E vado a fare da scudo umano a Isabella. Aia! No, Isabella, no! Vaffanbrodo, se perdiamo Isabella è un gran casino. Aia! Ma vaffan... moriteci di male. Allora... Quello attacco di opportunità su di me, vaffanbrodo. Allora, tu attacca questo. Avrei potuto stordirlo, lo stupido che sono. No, tu vai su questo, forse 77%. Vabbè, avanza un minimo. 80%, vai che magari lo tiriamo giù. Ok, potevo usare il doppio colpo. Ce l'ha ancora? No, non ce l'ha. E questo l'ho usato prima, quindi.
Tentiamo. No, non mi pare che valga la pena. Però evidentemente potrei allontanarmi. Andando qua. Posso poi attaccarlo o no? Perché ho perso l'azione. Aia, critico! Si è messi molto male. Direi che dovremmo cercare di tirare giù questo. Perché non ho usato il doppio tiro? Porca miseria. Perché solo 50? Ah, perché ok, perché ho il doppio. Mi calcola già la percentuale del doppio. Tiralo giù. Ma vaffanbrodo, come è mancato. Ok, adesso ho bisogno che quello non mi faccia danno, quindi stunniamolo. Ok. Aia. Allora. Stunnerei questo, che di corpo a corpo non è chissà che cosa. Attacchiamo questo. Spara questo. E poi proviamo un doppio tiro con lui. Allora, vacci vicino. Quanto ha di precisione? 52. No! No! Rischiamo davvero Enrique Ruiz. Quanta vita ha? 13. Niente, me lo tira giù. Mannaggia la miseria, mannaggia. Cerca di tirare giù questo. Ok. Speriamo nel doppio tiro, perché con uno non lo tiriamo giù. Ma vaffanbrodo, non lo tiriamo giù. Aia! Muorici. Oh, spero che... Cribbio, hanno... Lieve e due moderato, e ho perso 4 di... Equipaggiamento, vaffanbrodo. È andato abbastanza male. I ribelli non possono competere con te e con le tue truppe. Riesci facilmente a sopraffarli con una manovra e a batterli fino all'ultimo uomo. Alla fine del combattimento, molti di loro sono ancora vivi. Le tue truppe attendono istruzioni riguardo come occuparsi dei sopravvissuti. Io direi uccideteli tutti e perquisite i loro cadaveri. Se sono rivoltosi, non c'è nessuna pietà per dei ribelli. Le tue truppe uccidono i sopravvissuti e subito dopo i tuoi servi razziano i cadaveri. Fanno ritorno con alcune borse di monete d'oro, qualche strumento di equipaggiamento ancora utile, un po' di metallo, corde e alcune razioni. E quindi cosa abbiamo vinto? Abbiamo ottenuto 9 razioni, 310 tesori, con cui posso forse ripagarmi a malapena gli equipaggiamenti persi. No, 3 unità di equipaggiamento, 8 o 4 unità di metallo e 2 di corda. Vabbè, non ci è andata così male alla fine. L'unica cosa che hanno perso morale è quelli pacifisti, tipo Velasquez, che di nuovo ha 5, porca miseria, e i Ruenes. Abbiamo ancora 20 movimenti, andiamo in là a quella cassa. Sì, vediamo un po' di esplorare anche questa zona qua. 3 di corda, andiamo in qua. Sei di metallo, allora accampiamoci qua. Ho bisogno di far salire il morale. Allora, Velasquez, ok. E l'altra è Iruenes. Ok, Ortega è a posto, quindi gli do solo una di carne. Allora, lui è a posto, lui è a posto. Quindi solo una di carne, a posto. Quintero è a posto, quindi una di carne.
Zaraga, mettiamo, lo switchiamo a carne. Lopez, una sola razione. Due. Ok, uno. Gli unici che ne hanno due sono Isabella e Velasquez. Ok, allora lei deve farsi curare. Allora, Isabella, vado io. Enrique, abbiamo bisogno di Alvarado e qui abbiamo bisogno di Velasquez. Mi sa che si è messi un po' male come guardia, perché abbiamo vari soldati infortunati, infatti. Trevino, devi fare la guardia. Quintero, quanto ha di guardia? Ok, devi fare la guardia di fisso. E proviamo. Come abbiamo perso 582 unità di tesori? Boh, mi sa che per questo episodio può essere tutto comunque, così salviamo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata!